erano poi sorte le officine della Consolidated Dock Company, con i suoi tre grandi bacini di carenaggio scavati nel vivo della roccia, i suoi scali, le sue gettate, il suo impianto elettrico, le sue installazioni a vapore e quelle gigantesche gru capaci di sollevare i più formidabili pesi che mai abbiano galleggiato. Di esse, chi si avvicinava al Porto Nuovo da ovest, poteva vedere le cime come altrettanti monumenti, che spiavano al di sopra di punte boscose di terra e di promontori sabbiosi. Con questa descrizione del mondo coloniale da parte di Joseph Conrad, fino all'estremo, cominciamo questo incontro dedicato alle grandi gru galleggianti e l'immaginario collettivo. Ursus, Titan, Hercules, Goliath sono i nomi di queste grandi gru galleggianti del Novecento. E sono proprio nomi evocativi di grandezza, di forza, dei tralicci di acciaio capaci di sollevare centinaia di tonnellate, sbuffanti fumo dalle loro ciminiere, a servizio dei grandi cantieri navali o impegnati a deporre metri cubi di calcestruzzo o di grandi massi per creare porti. E tutto questo non poteva che destare ammirazione, stupore, curiosità. Come le locomotive diventano simbolo del progresso e dello sviluppo industriale del mondo. Conrad descrive appunto la nascita dei nuovi approdi nel mondo coloniale, insomma agli inizi del Novecento. È il futurismo che in Italia accoglie queste immagini delle grandi gru galleggianti e le inserisce nel proprio mondo poetico, sinistramente allineate sulle banchine cupe, tutte a volte folte brume d'acciaio. Le gru colossali si trasformano in canguri fantastici di bronzo, giranti su se stessi. I marsupi capaci delle loro pance sono pieni di minuscole ombre, gesticolanti confusamente al crepuscolo nel fumo degli aliti loro. Siamo nel 1900-911. D'altra parte, questo aspetto, anche un po' fosco, un po' misterioso, dominato dai prodigi dell'ingegneria meccanica, viene ripreso anche dalla pubblicità delle stesse aziende che producono questi mezzi. La Demag di Duisburg, una delle più note e importanti aziende che realizzano le gru galleggianti, stampa un manifesto che voi vedete qui alla vostra sinistra, che riassume un po' il mondo che Marinetti ci ha descritto: un cielo tempestoso, una nave, un rimorchiatore e la gru che solleva un grande peso. Ma l'esaltazione della tecnica, della tecnologia, lo vediamo in un manifesto di qualche anno prima, sempre della Demag, in cui addirittura, ecco, i mezzi di sollevamento possono sollevare, appoggiandosi alla Luna, persino tutta il globo terrestre. La Demag realizza, negli anni prima della Seconda Guerra Mondiale, intorno al 15, diverse gru galleggianti da 250 tonnellate. Una di queste è la Langer Heinrich, ormeggiata proprio qui a Genova, ed è che è l'unico poi esemplare conservato di questa tipologia di mezzi. La gru galleggiante, la Langer Heinrich, è la gru galleggiante allora
più potente del mondo. E si nota subito la sua presenza nella piana, delle basse dune, della baia di Gade, ecco, foce del Weser. Tanto appunto che viene chiamata Langeneirich dalla popolazione, anche se la sua denominazione al registro navale tedesco è Große Schiffskram, grossa gru galleggiante, e ha una sigla banale, ecco, BD 6000. Un pittore paesaggista degli anni 30, proprio di Wilhelmshaven, Georg Siegel Freiset, segue una serie di acquarelli di come si presenta la gru nel porto di Wilhelmshaven, e questi acquarelli diventano delle cartoline che qui riproduco, ecco, in alcune immagini, ecco, la copertina della confezione e la nostra gru. Ecco, vedete il panorama dei cantieri navali, una corazzata, la Langeneirich, delle gru a martello, altra tipica costruzione, sistema, ecco, di sollevamento di quegli anni. Ancora la Langeneirich, ecco una cartolina, questa volta sempre degli anni 20, che dove appunto la didascalia dice la più grande gru galleggiante del mondo. Ancora una cartolina, vedete, ecco, che diventa un importante soggetto per la descrizione della città di Wilhelmshaven. Ma la grande gru galleggiante è anche riportata su delle banconote. Siamo nel momento della Repubblica di Weimar, nei tragici momenti della Repubblica di Weimar, con un'inflazione galoppante, e su una banconota da 500 miliardi di marchi, ecco, viene riprodotta la Langeneirich al lavoro. Questo ritorno questo mantenersi presente sempre nell'immaginario collettivo di Wilhelmshaven lo rivediamo anche in un sottobicchiere da birra, ecco, dove è riprodotto il ponte Guglielmo, il ponte girevole, ma l'altro elemento significativo del paesaggio è la nostra gru. Nel momento in cui appunto i progressi dell'ingegneria esplodono, la rivoluzione industriale non poteva coinvolgere anche prodotti che cominciano ad essere anch'essi prodotti industrialmente, dedicati al gioco, alla formazione di quelli che saranno i futuri ingegneri. Comincia la Märklin, fondata nel 1856, che nasce per la produzione di bambole e cucine in miniatura di latta, e poi orienta i propri prodotti verso il modellismo ferroviario. Ma sarà l'inglese Meccano, un gioco inventato da Frank Holby nel 1901, a permettere di sviluppare le capacità manuali e intellettive mediante l'assemblaggio di elementari pezzi di metallo per costruire macchine di qualunque tipo.
in uno dei primi numeri della rivista Meccano Magazine, che è la rivista dell'azienda dove vengono presentate i progressi dell'ingegneria meccanica e ovviamente i propri giochi di costruzione, ecco, dicevo, in uno dei primi numeri c'è proprio una gru galleggiante. Questa, la prima immagine, è quella del brevetto di Orbi, e questo è un numero di poco tempo dopo. La Meccano continua ad avere in produzione per decenni anche la scatola di costruzione delle gru galleggianti. Nel numero del Meccano Magazine del 925 è riprodotto proprio una gru costruita con i suoi pezzi. Era in copertina e all'interno è presentato il nuovo prodotto, che rappresenta probabilmente, ecco, una gru che potrebbe essere il Goliath, ecco, una gru 250 tonnellate inglese. Ancora siamo nel 926, ancora una gru galleggiante, ancora nel 49 nella rivista, una pagina della rivista dedicata alla gru galleggiante Mammoth di Liverpool. La scatola di montaggio della gru, ancora pubblicità della Meccano con una gru galleggiante. Una gru da 200 tonnellate che assomiglia, appunto, che è la gru costruita dai cantieri Gusto olandesi. Qui siamo presente un'immagine del 1920 da The Engineering, una rivista di ingegneria che vivrà un centinaio d'anni, ecco, presenterà tutti i progressi della scienza e della tecnica dell'ingegneria. Ancora nel 1968 la rivista del Meccano racconta di una nuova costruzione con i suoi pezzi, la ricostruzione di un modello del 1925. Vedete come continua a ritornare, ecco, questa presenza importante della gru galleggiante, ecco, come simbolo, ecco, della potenza della tecnologia. Ecco, ancora la Meccano poi perde di importanza, altri giochi diventano, ecco, si diffondono, eccetera, ma ci sono ancora tantissimi appassionati del Meccano, del gioco di costruzione del Meccano. Nel 2012 un signore maltese, una coppia di Malta, arriva in crociera a Genova, e questo signore vede orbeggiata la Langer Heirich, si incuriosisce, ritorna in patria, si documenta, studia e la ricostruisce col Meccano. Dicevo, altri giochi, altri modi, ecco, di insegnare l'ingegneria e la tecnologia, ma un gioco di costruzioni che diventa poi il più importante gioco di costruzioni del mondo è quello inventato da Ole Kit Christiansen, Danimarca, e negli anni 50, appunto, che negli anni 50 crea la Lego. Anche con Lego
c'è qualcuno che ha provato a costruire gru galleggianti. Su YouTube un video presenta la costruzione di una gru galleggiante funzionante, ecco, ricostruita in una vasca da bagno. Un altro mondo di costruzioni è quello dei giochi di carta. Nascono dall'evoluzione delle stampe popolari, delle xilografie, per realizzare teatrini, giochi di bambole. Alla fine dell'Ottocento hanno una grande diffusione. La più nota azienda che produce immagini da ritagliare e da ricostruire è l'Imagerie de Pinal, nata addirittura nel 1796. In tutta Europa comunque esistono stamperie che producono questi oggetti. Molto più tardi, nel 1941, in Inghilterra, Geoffrey Hathaway crea la Micro Models, che produce modelli di carta in un formato cartolina, quindi assolutamente minuscoli, con uno slogan: Your workshop in a cigar box, cioè la vostra officina in una scatola di fiammiferi. In questa serie di oggetti da costruire non poteva mancare il mammut di Liverpool, e questa è l'immagine della costruzione della scatola, della confezione del gioco. Questa è la mammut costruita con Micro Models. Le tavole da ritagliare per realizzare la gru. Il fascino dei giochi di carte da ritagliare continua, seppure una stretta nicchia di appassionati, forse di maniaci, capirete perché vi dico questo, continua ancora ad oggi. E ancora oggi una ditta, che era già della DDR, che adesso ha sede a Berlino, produce tutta una serie di modelli da ritagliare e ricostruire. Tra questi c'è anche la Langer Erich, la prima Langer Erich, cioè il nonno, lo zio della gru che abbiamo a Genova. Una gru del 1905 a traliccio, che è conservata ancora oggi a Rostock. Dicevo che i giochi di carta sono riservati, ridotti, ecco, a pochi appassionati, ma dicevo o maniaci, e appunto ragionando sul studiando la Langer Erich, il sottoscritto ha provato a vedere cosa si poteva fare e come se si poteva ricostruire di cartone, di cartoncino ritagliato. Questa è la Langer Erich ricostruita appunto con un gioco da ritagliare. È stata disegnata pezzo per pezzo. Questa è una delle tavole delle istruzioni, e queste sono alcune tavole
da stampare e da ritagliare. Ecco, vi ho raccontato quindi cosa ha significato, ecco, chiaramente un argomento minore rispetto alla storia del tecnologico, alla storia dell'ingegneria che abbiamo visto in altri incontri, ma secondo me vale la pena, ha valso la pena di raccontare anche il significato per la gente, e non solo per l'attività portuale, marittima, ecco, che cosa ha significato la presenza di queste, delle gru galleggianti del Novecento.